La cosiddetta moglie di Gogol, dunque, si presentava come un comune fantoccio di spessa gomma, nudo in qualsiasi stagione e di color carniccino o, secondo usa chiamarlo, color pelle. Ma, poiché le pelli femminili non sono tutte dello stesso colore, preciserò che in generale si trattava qui di pelle alquanto chiara e levigata, qual quella di certe brune. Esso o essa era infatti, è ozioso aggiungerlo, di sesso femminile. Piuttosto conviene dire subito che era altresì grandemente mutevole nei suoi attributi, senza però giungere, come ovvio, a mutare addirittura di sesso. Pur poteva, certo, una volta mostrarsi magra, quasi sfornita di seno, stretta di fianchi, più simile a un efebo che a una donna, un'altra prosperosa oltremodo e per dir tutto pingue. Mutava inoltre di frequente il colore dei capelli e degli altri peli del corpo, concordemente o non. E così anche poteva apparir modificata in altre minime particolarità, come posizione dei nei, vividezza delle mucose, eccetera. Persino, in certa misura, nel color stesso della pelle, sicché da ultimo si potrebbe chiedere quale essa fosse in realtà e se davvero se ne abbia a parlare come d'un personaggio unico. Non è però prudente, lo vedremo, insistere su tal punto. La ragione di questi mutamenti stava, secondo i miei lettori avranno già capito, in nient'altro che nella volontà di Nikolaj Vasilievich, il quale la gonfiava più o meno, le cambiava parrucca e altri veli, la ungeva con i suoi unguenti e in varie maniere ritoccava, di modo da ottenere pressappoco il tipo di donna che gli si confaceva in quel giorno o in quel momento. Egli anzi si divertiva talvolta, seguendo in ciò la naturale inclinazione della sua fantasia, a cavarne forme grottesche o mostruose, perché è chiaro che oltre un certo limite di capienza, ella si deformava e così pure appariva deforme se restava al di qua di un certo volume. Ma presto Gogol si stancava di tali esperimenti, che giudicava in fondo poco rispettosi per la moglie, cui a suo modo, modo per noi imperscrutabile, voleva bene, ma a quale appunto di codeste incarnazioni si potrà domandare? Ahimè, ho già accennato che il seguito della presente relazione fornirà forse una risposta purché sia. Ahimè, come ho potuto testé affermare che era la volontà di Nikolaj Vasilievich a governare quella donna, in determinato senso sì, ciò è vero, ma altrettanto certo è che presto ella divenne nonché sua mancipia, sua tiranna. E qui si spalanca l'abisso, la gola del Tartaro, se volete, ma si proceda per ordine. Ho anche detto che Gogol otteneva con le sue manipolazioni pressappoco il tipo di donna che volta a volta gli conveniva. Soggiungo che quando, per straordinario caso, la forma ottenuta incarnava invece compiutamente quella vagheggiata, Nikolaj Vasilievich se ne innamorava in modo esclusivo, come egli diceva, nella sua lingua. E ciò serviva anche a renderne stabile per un certo tempo, vale a dire fino a che non sopravveniva il disamore, la sembianza. Di tali violente passioni, o cotte come purtroppo oggi si dice, non ne ho tuttavia contate che tre o quattro in tutta la vita, per
per così esprimermi, coniugale del grande scrittore. Aggiungo subito, per speditezza, che Gogol aveva anche imposto, qualche anno dopo quello che si può chiamare il suo matrimonio, un nome a sua moglie. Esso suonava Caracas, che è, se non vado errato, la capitale del Venezuela. I motivi che determinarono tale scelta non sono mai riuscito a penetrare. Bizzarrie di alte menti. La prima, dico, e ultima volta che vidi Caracas parlare fu a una certa serata rigorosamente intima, trascorsa nella stanza dove la donna, mi si passi il verbo, viveva, stanza a tutti preclusa, addobbata pressappoco alla foggia orientale, priva di finestre, situata nel luogo più impenetrabile della casa. Che ella parlasse non ignoravo, ma Gogol non aveva mai voluto chiarirmi le proprie circostanze in cui lo faceva. Lì dentro eravamo, si intende, soltanto noi due o tre, Nikolaj Vasilievich e io bevevamo vodka e discutevamo del romanzo di Butkov. Ricordo che, uscendo alquanto di tema, egli andava sostenendo la necessità di radicali riforme della legge di successione. La avevamo quasi dimenticata, quando disse di punto in bianco, con voce estremamente rauca e sommessa, da Venere del Toro, «Voglio fare popò». Sobbalzai, credendo aver traudito, e la guardai. Stava seduta su un mucchio di cuscini contro la parete ed era quel giorno una tenera beltà bionda, piuttosto in carne. Il suo volto, mi parve, avesse assunto un'espressione tra maligna e furbesca, fra puerile e beffarda. Quanto a Gogol, arrossì violentemente e le saltò addosso, ficcando le due dita in gola, e tosto ella ricominciò a smagrire e, si sarebbe detto, impallidire. Riprese quell'aria tonica e smarrita che le era propria, per ridursi alla fine non più che una pelle floscia su una sommaria intelaiatura d'ossa. Anzi, poiché aveva, per intuibili ragioni di comodità nell'uso, la spina dorsale straordinariamente flessibile, si piegò quasi in due e rimase a guardarci da quella sua abiezione di terra dove era scivolata per tutto il resto della serata. «Fa per gioco o per malizia», vociferò Gogol a mo' di commento. Perché di simili bisogni non soffre. Generalmente, in presenza d'altri, cioè mia, egli mostrava di trattarla con disdegno. Seguitammo a bere e a discutere, ma Nikolaj Vasilievich sembrava fortemente turbato e come assente. Si interruppe a un tratto e mi prese la mano, scoppiando in lacrime. «E ora?» esclamò. «Capisci? Foma Paskalovic, che l'amavo». Giova infatti rilevare che ciascuna forma di Caracas era, a meno di un miracolo, irripetibile. Era insomma ogni volta una creazione e vano sarebbe riuscito il tentativo di ritrovare le particolari proporzioni, la particolare pienezza e via dicendo di una disfatta Caracas. Sicché la tal bionda in carne era per Gogol ormai perduta senza speranza. E questa fu veramente la fine miseranda d'uno di quei pochi amori di Nikolaj Vasilievich cui mi sono più sopra riferito. Egli poi rifiutò di fornirmi spiegazione,
respinse tristemente i miei conforti e presto per quella sera ci separammo. Ma il suo stesso sfogo servì ad aprirmi d'ora innanzi il cuore. Cessarono molte delle sue reticenze e presto egli non ebbe quasi segreti per me, il che è, fra parentesi, motivo di infinito orgoglio.